Dottor Sgambati, qual è l'importanza di questo meeting Italia-Algeria per la nostra regione in particolare? Ma il meeting è importante perché l'Algeria è per l'Italia e anche per la nostra regione uno dei paesi più forti e più importanti quanto a numeri anche negli scambi commerciali. È però un paese col quale noi possiamo fare grossi miglioramenti e in maniera più univoca. Loro sono qui in massa perché ci sono più di 50 operatori, aziende, operatori commerciali, credono molto in questo rafforzamento del legame con l'Italia, che del resto è un rafforzamento che è una storia di un legame con una storia millenaria. Da parte nostra dobbiamo fare molto per muoversi in maniera più sistematica, integrando quelle che sono le nostre capacità. Noi siamo troppo abituati a muoverci da soli, come tante piccole monadi, e invece c'è bisogno di fare sistema, di fare rete e di offrire un prodotto che sia più integrato. In questo modo si può senz'altro riuscire a vincere. È un incontro molto importante che vede la partecipazione di più di 50 imprenditori algerini e una sessantina di imprenditori italiani ed è sicuramente il concretizzarsi di una storia che dura da anni. Quindi per questo ringrazio le autorità di Pescara e dell'Abruzzo per aver permesso che questo evento accadesse. Sicuramente quello che si punta a crescere è il turismo, l'agricoltura e la agroindustria, ma si vuole anche approfittare della grande esperienza nelle piccole e medie imprese italiane e ovviamente mantenendo e portando avanti il settore dell'energia che è uno dei più importanti nei rapporti tra l'Italia e l'Algeria.